l'Università del Mani, lo dicevo all'inizio, ma anche Maria Laura l'ha detto, come Radicali Roma abbiamo fatto anche due ricorsi alla Commissione europea, e il secondo includeva e riguardava più particolarmente le persone con disabilità. La legge richiamata, la 104 del 92, da Maria Laura spesso, il suo articolo 23 proprio prevede l'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone con handicap. E in tutte le concessioni del demanio, insomma, di Roma, del litorale romano, cioè, è proprio prevista questa cosa pro disabili che era prevista dalla legge. Ora, anche qui ci sono vari articoli che potrebbero essere richiamati, dal fatto anche che il Trattato di Lisbona è diventato anche, che ha conferito alla Carta dei diritti fondamentali lo stesso effetto giuridico vincolante dei trattati. Però appunto, ecco, io volevo arrivare a questo tema perché abbiamo la fortuna di avere due ospiti autorevoli dal senso. Due persone informate sui fatti. Particolarmente impegnati con i progetti anche di Abbattere, mi riferisco intanto all'architetto paesaggista Enrico Ricci, che quindi presenta e questa sera. Buonasera, mi chiamo Enrico Ricci, faccio parte di Ricci. Mi occupo di tante cose, ho progettato tante cose. E una predilezione per il territorio, per la salvaguardia del territorio, che mi pare che dovremmo avere un po' tutti, a prescindere da essere architetti o meno, visto che qui praticamente il territorio in una maniera o nell'altra lo stiamo mangiando, sperimentando, via dicendo. Disabile, mi pare che si vede, e se non si vede così è disabile. Come tanto, vorrei aprire una piccolissima, tanto fare un brevissimo, vedete il tempo, credo non più di 10 minuti, un quarto d'ora, poi chiudo. Disabilità. Disabilità, persone con disabilità. Mi pare abbastanza riduttivo persone con disabilità, perché di cosa si intende per disabilità? Non siamo soltanto noi, sei rotelle, pastori, eccetera, eccetera. Disabilità sono tante, la donna incinta è una donna disabile. Una persona obesa è una persona disabile. Un papà o una mamma con un passeggino è una persona disabile. Quindi diciamo che la schiera dei disabili si allarga e notevolmente. Chiunque di noi è capitato in un periodo della propria vita di avere una slogatura in quel momento era disabile. Voglio dire, le disabilità ce ne sono tante. A questo riguardo, quindi, quelle che sono le leggi sulla disabilità non sono applicabili solo agli invalidi, disabili, handicappati, chiamiamoli come si pare, ma sono applicabili a tutte queste categorie. Ricordiamoci perché noi abbiamo una legge sulla disabilità, che è la legge 1389, che è una delle più belle leggi al mondo, la più bella in Europa, ha solo un piccolissimo problema. Ma guardami, non osservami. La legge è chiarissima da questo punto di vista, è chiara ed è per certi versi fatta talmente bene che prevede addirittura le elasticità interpretative, cioè se io ho bisogno di una rampetta che deve essere all'8% per raggiungere un determinato punto e non ce l'ho all'8%, devo farla per forza dal 12 al 15, non importa, facciamola dal 12 al 15, non ci facciamo prendere dalle burocrazie. E burocrazia significa, non ho posto la parola, non la faccio. Oppure, e qui è risposto la medaglia, mi dispiace contraddire una prima come adesso riguardo quelle che sono le discorsi delle leggi e l'osservazione del ricordo, chiaramente. Perché diciamo la legge le leggi o sono attese o sono disattese. Purtroppo no, ci sono le leggi che sono attese male, si crea il contentino. A chi dico come faccio il bagno? Come 80, come 80, ho detto i maglioni? Sì, bene, vado a vedere, faccio il bagno 3 gradini. Il bagno per disabili, per arrivare al bagno del disabili devo battere il gradino. E fate il bagno per disabili. Ah, hai fatto una cosa bella, sì, l'ho fotografato, c'era bagno per disabili. Prima di arrivare al bagno per disabili, elimina questi problemi. E purtroppo di questi problemi noi a livello urbano ne abbiamo tanti. Vedo subito con il discorso di disabilità per andare a quello che ci interessa. Questo per far capire come
tutti siamo coinvolti, poi abbiamo una legge che è fortissima, perché la nostra legge nei luoghi pubblici non è che consente, obbliga l'abbattimento delle barriere architettoniche. E le barriere architettoniche, tra le altre cose, sono i bricciolini, sono qualsiasi gradino più alto di un centimetro, ma non per il fatto della serie, perché c'è il deambula, strusciando i piedi, che va proprio camminare a struscio, e di più di un centimetro non ce la fa. Qualsiasi di queste, le distanze, quando c'è una distanza eccessiva da un qualsiasi edificio, è barriera architettonica. Abbiamo una legge che è bellissima, trattata molto bene. Se volete vedo il sito a tutti gli addetti, a voi che hanno vedere c'è riportato di tutto, fatto da un collega, un'architetto, una persona molto in gamba, che molti non riconoscono, l'architetto Esco, dove è riportato ci sono tutte le leggi normative, gli esempi, tutto quello che conosco. Quindi la legge ce l'ha, non dobbiamo fare nessuna legge. Cioè, prima, bello, forte, dobbiamo fare solo una cosa, farlo osservare. E tenete presente che in alcuni casi si potrebbe pure andare a dire a questi due, caro signore, scusi, ma a parere architettonica, ma qui com'è che è massaggio, spero che bisogna farla, perché se no io sono autorizzato ad andare alla Procura della Repubblica e chiedere la rimozione dell'agibilità, perché l'agibilità è legata all'osservanza della legge 13. Tenete presente che la legge 13 è sovradimensionata a tutto, compreso il piano regolatore, prende origini direttamente dall'articolo 3 della Costituzione, quindi è fortissima da questo punto di vista. Noi con questo sistema abbiamo messo, Fausto lo sa, qualche altro amico lo sa, due ascensori dentro al Colosseo, cioè due ascensori per disabili. I mercati italiani hanno un abbattimento completo, se uno va a Villa d'Este, a Villa Adriana, eccetera, trova comunque delle peregrinazioni. Ce ne potrebbero state tutti, per carità, però ci sono. Tenetela presente questa legge, perché è uno strumento fortissimo. Vuol dire la situazione dei fratelli della Valle, che si sono comunicati al rettore, rispetta comunque normative, le leggi, cose, cioè stanno facendo il Colosseo, non lo fate vedere, ma rispetta certe leggi. Allora, il problema, secondo me, della Valle, giustamente, lui da un imprenditore do a un gruppo di progettisti, cioè progettisti che possono fare. Che succede? Che succede come è successo sotto casa, dove è stata progettata la sistemazione di una parte di evento umano, dove scendo e vedo i marciapiedi alzati di 20 centimetri e non c'erano scivoli che sarebbero importanti. Che c'erano scivoli. Ho chiesto il direttore a voi, ciao, mi capito, che fanno? Ah, sai, quelli non sono stati previsti dai capitoli di spesa. Nel progettarlo manca a chi progetta la conoscenza dell'obbligatorietà e di come fare. Cosa fanno? Automaticamente non mettendole, chi fa i vari capitoli di spesa, quindi crea gli ammontari economici per affrontare l'appalto, quello non ce lo mette. E a questo punto ho detto, che fanno? La Procura della Repubblica, no, troviamo un sistema, parte della pavimentazione non l'ha pavimentata il Mattarelli, ci ha messo l'asfalto, è andato a comprare le rampe, quelle prefabbricate, niente di eccezionale, però ci sono, e ha messo le rampe. Allora bisogna trovare sempre il sistema per superare determinati gap, perché se noi lo pretendiamo in maniera precisa non ci riusciamo mai, non ci arriveremo mai. Roma è una città paurosa da questo punto di vista. Bernardo Bertolucci, regista, che è stato intervistato più di una volta, è disabile, anche lui sul centro moderno, eccetera, ha detto io vado a New York, con la sede moderna giro tutto a New York, vado a Roma, sono carcerato in casa. Roma purtroppo ha dei grossi problemi legati a pure San Pietrino. Il nostro marino Montoglia che non sa che si possono conclamare i San Pietrino, comunque cioè si possono prendere piani rispetto a quelli che sono,
Neanche tanto, perché mi ho fatto una giunta a Terni a Pianzonate, ho fatto una compagnia di Terni a Pianzonate. Nelle ville, noi tutte le ville, come andate a vedere, da Villa Lanzarone a Villa Lais, eccetera, abbiamo sostituito il ghiaiino con il frecciolino compattato. L'effetto è lo stesso, però vedete, le mamme con i passeggini camminano tranquilli, le persone anziane che hanno o l'ambulatore o il carrello della spesa, un disabile sotto il sedere a terra. Quanta gente vedete adesso che venite magari accompagnate dal badante, dalla badante che con la sedia a rotelle se la vanno a prendere i 5 minuti d'aria? Sarà pure giusto che una arrivata a certa età, mica dico tanto, ma i 5 minuti d'aria si importa. Passiamo ad un altro momento proprio. Accessibilità. Accessibilità, fruibilità, godibilità. Sono tutte quante belle parole che andiamo a vedere durante poco per andare a tre cani, eccetera. Ci spiegano tante belle cosine di fatto. Bisognerebbe vedere quali sono gli oggetti sui quali si possono ottenere determinate cose. Mi pare che il lavoro fatto dagli amici qui sia un lavoro fatto molto, molto bene, dal punto di vista legale, piuttosto piantato giuridicamente bene. Ha come tutti quanti gli argomenti seri, purtroppo non mica sfaccettature che dovranno essere interpretate, dovranno essere in qualche maniera vinte nel fondo di chi ci osteggia. Io direi che io mi sono occupato molto di concessioni per quanto riguarda, parlo di concessioni di Mariano, per quanto riguarda il Tevere, la parte centrale di Roma, le manifestazioni quelle estive di Roma. E lì c'è una roba stessa, credo che il regolamento sia lo stesso, la cosa è un pochino più rognosa, ma coppia, voglio dire, poi i compromessi si trovano. Io ho detto questo per un motivo, perché lì per esempio le concessioni sono da 19 anni. So qual è la mentalità dell'imprenditore. L'imprenditore dice io devo investire fior di milioni, vi posso assicurare che stiamo investendo milioni di soldi per un progetto che in qualche maniera come imprenditore mi rende, cioè io faccio il imprenditore, non è che faccio il buon samaritano o mi diverto a fare le cose. Quindi chiaramente noi possiamo pretendere che non c'è un cliente straricco, però possiamo pure dirgli un attimo, aspetta, guadagna, però lascia gli spazi e fa le cose tanto bene. Io ho trovato dei giusti limiti su tutte le altre cose, come associare dei depuratori. Allora da sotto una delle prime cose che ho trovato io usavo i bagni chimici. Il bagno chimico, dopo due giorni che si usa, non c'è voluto stare a 50 metri di distanza perché poi soffocavano. Sono andato a vedere le leggi, non buona anche di quelli che sono le leggi, eccetera. Ma possiamo anche depuratori di grassatori possiamo utilizzare perché. Fatto tutto come si dice. Domandina alla provincia, fatta la domanda, i depuratori costano poco. L'imprenditore che ha detto, dice, aspetta, mi conviene, perché prende i bagni chimici, ma allontanano gente dalla manifestazione. In più quelli dei bagni chimici che devono cambiare ogni tanto, io non so dove finire quella roba, che loro dicono che la portano via, ma la portano via di notte. E lì il Tevere sta lì a 3 metri. Ci sono le concessioni, come per esempio il battimento delle barriere architettoniche. Torniamo un attimo invece a problemi, poi ho chiuso, ho 2 minuti. Quindi credo che l'argomento che è stato affrontato nei riguardi di questi imprenditori, che sono imprenditori, no? Allora, affrontiamo loro devono sicuramente possiamo anche diminuire il guadagno, però questo guadagno deve essere giusto e deve essere commisurato a quelli che sono i loro diritti, come noi dobbiamo avere tutelati i nostri diritti di poter usufruire di quella che è la batteria, di quello che sono i passaggi e quello che c'è. E vedete, in questi passaggi ci deve essere la salvaguardia della categoria dei salvi e quindi dell'osservanza alla legge. 13, 80. Se non avete detto quasi tutto, se c'è qualche altra cosa che la fa.
Grazie.